Ai nostri microfoni nel post partita anche mister Stefano De Massimi della Vis Velletri. Oggi buona la vostra partita, Velletri Arcigno che non ha concesso tante opportunità. Voi fate un po' della vostra difesa il punto di forza perché non segnate tantissimo, però poi alla fine riuscite sempre a portare a casa buoni risultati, tutto sommato. Come è andata? 1-1 qui sul campo del Riano, come l'ha vissuta lei? Intanto buonasera a tutti. È vero quello che hai detto, noi segniamo poco in questo momento, però per chi ha visto poi la gara ha visto che comunque una Vis Velletri è propositiva, non si rintana, diciamo, al limite dell'area, ma cerca di determinare la gara con le proprie giocate. È solo un momento, io sono sicuro che presto cominceremo a rifare magari i gol che ci mancano in questa fase di campionato. Per quanto riguarda la fase difensiva, ancora una volta bene, di questo siamo molto soddisfatti perché l'equilibrio è sempre sintomo di buon lavoro. Sono sicuro che, come dice lei, se seguiranno i gol, a quel punto arriveranno anche risultati ancora migliori, fermo restando che la difesa appunto è il punto di forza di questa Vis Velletri. Prossima settimana ospiterete l'Athletic Soccer Academy, come la preparate? Quali sono i punti sui quali vi concentrerete? Ti ripeto, noi cerchiamo sempre di andare in campo per determinare, per portare comunque il nostro gioco, la nostra visione. E affronteremo un'altra bella gara. Ci sarà un'ottima cornice di pubblico sicuramente perché aspettiamo sempre la tifoseria al gran completo anche quando giochiamo soprattutto a casa. E mi aspetto un'altra partita come questa, grande equilibrio. Io sono già contento che portiamo in campo comunque gare equilibrate perché noi comunque non dimentichiamo il nostro percorso, da dove siamo partiti e oggi ci troviamo a fare un girone di promozione importante, bello e ce lo vogliamo tenere stretto. Come si dice, il Velletri non la regala a nessuno, No, la questo Vis Velletri non la regala mai, assolutamente, anzi, ti ripeto ancora una volta, la prova a determinare. è. E poi anche i tifosi oggi, come dicevi, hanno seguito la squadra fin qui a Riano, numerosissimi, quindi. I tifosi sono una cosa in più, sono il nostro dodicesimo, ci troviamo benissimo con loro e per noi stare con loro è fantastico, ci riempie d'orgoglio e ci fa ricordare tante volte quanto sia importante poi la maglia della Vis Velletri, no? Che comunque rimane una società storica all'interno del panorama del calcio laziale. Allora, grazie mister e in bocca al lupo per gli appuntamenti Grazie a futuri. lei e buona giornata.